di Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissime, oggi abbiamo una liturgia ricchissima e densissima. Io spero, con l'aiuto del Signore, brevemente di poter meditare con voi, cogliere con voi alcuni tratti fondamentali, un po' della coppia con la prima lettura, e poi è impossibile non dire qualcosa sulla seconda lettura di oggi, che è uno dei passi in assoluto più belli dell'Antico Testamento, che vi suggerirei caritatevolmente e da sacerdote di andarlo a rispolverare, chi ha la Bibbia in casa, cosa che Papa Francesco raccomanda a tutti di avere e ogni tanto di dargli un'occhiata. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, mi raccomando. Allora, cominciamo col Vangelo. Ieri, durante la festa della cosiddetta Candelora, parlando dell'osservanza della Sacra Famiglia, la legge, dicevo a qualcuno di voi che era presente e agli altri: ma secondo Gesù, fino a questo episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo, questa è la prima predica che fa pubblicamente a Nazareth in sinagoga, si alza e parla lui. Fino a quel giorno Gesù che aveva fatto? Parlava lui in sinagoga o ascoltava il rabbino? Fino a quel giorno Gesù ascoltava il rabbino, sapete che Gesù ci dice di andare a messa tutte le domeniche, ma prima di andare a messa tutte le domeniche, cioè chiaramente da ebreo, erano tutti i sabati in sinagoga. Voi immaginate Gesù Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, la verità in persona, che si mette seduto, zitto e buono, e ascolta la predica del rabbino. Tanta roba, esempio di umiltà. Ecco, per una volta che apre bocca succede il mondo, la prima volta che ha aperto bocca è successo la fine del mondo. Lo volevano ammazzare, avete sentito la fine? Lo portano fin dal crocifisso, che è stato in Terra Santa a Nazareth, c'è proprio ancora, si vede il colle del precipizio, ora lo buttate sotto. Gli esegeti dicono che avrà fatto, forse li ha immobilizzati, sarà ricorso, comunque si è dileguato, altrimenti finiva la missione pubblica prima ancora di cominciare. Tutta la predica, le beatitudini, i miracoli, non c'era niente, l'avevano già ammazzato. E che avrà fatto? Cioè, capite, questo è un episodio drammatico, questo qui, un episodio che fa eco a quello che abbiamo ascoltato alla prima lettura. Il profeta Geremia, un dono, viene mandato al suo popolo, a Israele, e faranno guerra, non spaventarti alla loro vista. E che avrà fatto? Che ha detto Gesù? Gesù aveva detto, l'abbiamo sentito domenica scorsa, il prego, dice, guardate, Dio ha visitato il suo popolo, ha promesso davanti i secoli un liberatore, sono io che vi parlo. E chissà, che è successo? Allora, guardate che il Vangelo di oggi dice una cosa brutta e dobbiamo fare tutti attenzione, faccio subito qualche attualizzazione. La potenza devastante del pregiudizio. Il pregiudizio, abbiamo sentito la preghiera che ho fatto all'inizio della messa, dice nel dramma del profeta rifiutato tu ci fai vedere il dramma di un uomo che può accettare o rifiutare la salvezza. Questi volevano ammazzare figlio di Dio. Qual è il pregiudizio? E tu chi sei? Fino a sabato scorso stavi seduto nel banco, ha fatto il falegname e metti a fare predica. Capite? Cosa ha fatto Gesù nel corso della vita pubblica? Ha fatto un sacco di cose. Ha scacciato i diavoli. Ha fatto miracoli. Ha pure risuscitato un morto di 4 giorni. Sapete che succedeva? Cioè, uno scaccia i diavoli, dice, ma se scaccia i diavoli, Dio sarà con lui. Vi ricordate il Vangelo? Che cosa dicono? No! Scaccia i diavoli nel nome del principe dei diavoli, quindi è indemoniato. Lui sta così col capo dei diavoli, per questo che se ne vanno gli altri, perché lui sta alleato col capo, anzi neanche col capo, gli avevano detto che era alleato di Belzebul, Belzebul sembra che sia il numero 3, quindi manco più Satana, una persona che è troppo importante, col numero 3, e allora gli altri l'ascoltano perché, ma vi rendete conto, capite? Cioè, pur di non dire accogliamo, ascoltiamo, apriamo il cuore. Tu dici, vabbè, questo l'ho fatto con Gesù, e a noi non ce ne importa, vogliamo subito fare un po' di... oggi Gesù non c'è più, giusto? E dove si nasconde Gesù? Attraverso coloro che ci invia. Cosa ha detto nel Vangelo? Chi ascolta voi, ascolta me. Chi accoglie voi, accoglie me. Cominciamo a fare un po' di rassegna dei pregiudizi. Cominciamo dal vertice della gerarchia o dalla base? Cominciamo dal parroco, dal papa o dal parroco. Atteggiamenti. Il papa.
pregiudizi o giudizi umani, mi sta simpatico, mi sta antipatico, d'accordo? La pensa come me, non la pensa come me. Se la pensa come me, bello, grande papa, allora quando ne parlo comincio di tutte le altre cose, se non la pensa come me, papa, brutto papa, guarda cattivo, capite? Questo è successo negli ultimi 15 anni. Il vescovo, questo riguarda i preti, ma anche i cattolici un pochino impegnati, i laici un po' impegnati, quindi fanno vita un po' di curia, vanno ai convegni, è simpatico, è antipatico, dice le cose che mi piacciono, dice le cose che non mi piacciono. Il parroco è il soggetto più facile, no? D'accordo? Questo è bravo, quello era cattivo. Questo è cattivo, quello era bravo, peccato quando lo vedi. Cosa c'è dietro tutte queste cose? Capite? Questi sono modi di fare che non hanno niente di soprannaturale, sono modi di fare non solo umanissimi, ma anche peccaminosi. Perché Gesù ha detto nel Vangelo, non giudicare uno mai. Figuriamoci se non si possono fare giudizi, si potranno fare pregiudizi, cioè prima ancora, cioè questi nazaretani avevano già detto questo è il figlio del quale mi ami, quindi lui il Messia non può essere, ma manco se mi risuscita 40 morti, capite? Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo la parabola del ricco pulone, no? E del povero Lazzaro, che a un certo punto c'era questo pulone che stava all'inferno e poi vede Abramo e dice senti, manda qualcuno dei miei familiari che non ci credono che esiste l'inferno, se ti appare però qualcuno dei morti questi crederanno. Quello gli risponde hanno Mosè e i profeti, cioè hanno la fede normale, dice, no, non ci credono alla fede normale, ma se qualcuno torna dai morti, Gesù risponde nein, se non credono a Mosè e i profeti nemmeno se uno torna dai morti crederanno, perché se tornano dai morti una persona che non è verso ho un'allucinazione, me lo so sognato, capito? Non c'è possibilità. Se ci mettiamo in questo labirinto non ne usciamo più, perché sapete cosa succede? Qual è il comportamento corretto? Dio manda un papa, non è mi piace, non mi piace, simpatico, antipatico. Allora, il papa è sempre il papa, numero uno, ma c'è questo papa oggi, capito? Vuol dire che oggi nella mente di Dio che noi non comprendiamo, per la Chiesa c'è bisogno che il ministero Petrino passi attraverso quella personalità che ha delle cose che ci dà lui e non altri che sono buone per l'attuale momento storico della Chiesa. Questo è la fede. Se oggi c'è un certo vescovo nella nostra diocesi è perché oggi nella nostra diocesi c'è bisogno di quell'apporto che porta quel vescovo, a prescindere dal fatto che ti sia antipatico, simpatico, che progressista, che conservatore, che quello che ti vale. E la stessa cosa vale in parrocchia, identica. Chi ha chi l'ha mandato oggi nostro Signore? Questo, se vuoi fare una cosa intelligente, abbandona giudizi e pregiudizi e cerca di comprendere cosa dice Dio oggi nella mia parrocchia. Qui vedo qualche faccia di frequente, insomma, di turista presente, quindi lo applichi anche per la propria parrocchia. Cosa mi dice il Signore oggi attraverso il parroco che mi ha mandato? Se no rimaniamo sempre uguali e ti passa magari la salvezza vicino, perché queste cose sono significative, perché nella storia Gesù, ripeto, adesso la sua umanità non è visibile, si trova glorificato alla destra del Padre e ci manda i suoi rappresentanti, dinanzi ai quali io posso avere lo stesso atteggiamento umano come avevamo capitato di Nazareth o soprannaturale. Gesù che cosa gli dice? Guardate che ai tempi di Elia c'erano un sacco di vedove. Da chi fu mandato Elia? Da una pagana, dalla vedova di... Perché? Perché le vedove di Israele non la raccolto. Ai tempi di Eliseo c'erano un sacco di lebbrosi, ma è stato guarito soltanto un Siro, un altro non ebreo. Perché? Perché gli israeliti pensavano che Eliseo fosse matto. Ma voi lo sapete che è successo con grande... Ma sapete la storia di Padre Pio? Guardate, questa è vera, Cioè, a Padre Pio, tutti voi. Sapete, a un certo punto gli hanno detto che gli erano venute le stigmate, lo sapete, no? La sapete questa storia? Dice, ti sono venute le stigmate perché tu stai sempre a pensare alla passione di Gesù, alle sue ferite, alle sue cose. Ma pensa oggi, pensa domani, ti sei suggestionato e ti sono aperte le piaghe. Voi sapete che i santi ogni tanto fanno pure ride, no? Ma sapete come Padre Pio mi ha risposto a questo consigliere? Dice, ah sì, dice, senti un po', allora tu cominci a pensare a
con bue, pensaci bene, guardalo bene e vedi se ti spuntano le corna, capito? Cioè, perché, ripeto, il pregiudizio arriva fino all'assurdo, capite? Che Gesù quando dice scaccia i demoni nel nome del principe dei demoni, capito? Cioè, quando scacciate i demoni è una delle prove più forti del fatto che stai dinanzi a un uomo di Dio, capito? Allora, fine, due parole su Dio alla carità, proprio due. C'è poco da commentare, io vi leggo i 12 attributi della carità. Sant'Alfonso ci ha scritto un bel libro, anche questo consigliatissimo, si chiama La pratica di amare Gesù Cristo, che è un commento a questo passo di San Paolo, di 200 pagine, insomma, un po' più lungo dei due minuti che ci aspettano. Sentiamo, la carità è paziente, uno, è benigna la carità, qual è il controllo dell'essere benigni? Essere maligni, stare sempre a vedere tutto a male, non è invidiosa la carità, oh, se vede che un altro fa una cosa bella, è contento. E se vede che un altro c'ha una cosa appunto non dice ah le sta bene, si dispiace, comparisce, non si vanta quanto sono bravo che ho fatto questo, non si gonfia, gonfiarsi è ancora peggio perché magari qualcosa di buono l'hai fatto ma te ne inventi pure qualcuno che non hai fatto per farti bello dinanzi al prossimo. Poi non manca di rispetto, questo attacchiamocelo sopra il lettino, a nessuno, mai e per nessun motivo. La mancanza di rispetto non può essere mai giustificata in nessun modo, neanche con una parola sgarbata, mai, a nessuno. Non si adira, non si arrabbia, chi vive nella carità non si arrabbia mai, né col prossimo e nemmeno con se stessi. Non tiene conto del male ricevuto, mi fanno del male, però mi criticano per quello che faccio, lasciali criticare. Diciamo ad esempio, continua a far bene lo stesso, vediamo se ti stanchi prima tu a criticare o io a continuare a far bene. Non gode dell'ingiustizia, mai, ma si compiace della verità, perché la vera carità va sempre d'accordo con la verità, non va mai contro. Voler bene una persona non è dirgli che quando ha fatto male ha fatto bene, ma è avere compassione del male che ha fatto, farglisi vicino e farglielo capire con grazia e con dolcezza, o pregare per lui. E poi Gesù San Paolo ci ricorda una cosa, attenzione, quando saremo morti la fede non serve più perché il Signore lo vediamo e la verità di fede lo comprendiamo, la speranza non serve più perché con la speranza attendiamo i beni che ancora non ci abbiamo, allora ce l'avremo, ma la carità comincia qua ed è l'unica cosa che ci portiamo di là. Perché quanto più avremo vissuto la carità qui e tanto più saremo glorificati in cielo. Questo passo di San Paolo deve diventare, veramente a mio avviso, una tavola quasi quotidiana di esame di coscienza. Quando uno si confessa spesso, dice ma che ho fatto di male? Beh, leggi sto testo qui, sei sicuro che non ti sei arrabbiato mai? Sei stato sempre paziente? Non hai fatto manco un pensiero maligno? Non sei avuto manco una piccola punta di invidia? Non ti sei mai vantato di niente, ho gonfiato un po', non hai mai mancato di rispetto a nessuno, non ti sei mai arrabbiato, eccetera, no? Ecco, quindi ha voglia a confessione, insomma. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, due cose, mai pregiudizi e mai chiusure a prioristiche di cuore e sempre un occhio attento alla carità che è la virtù più importante e la cosa a cui il Signore tiene di più perché è l'essenza più profonda del messaggio della vita cristiana. Siamo lodati Gesù e Maria.